Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per provare Gohan STR, che parte però al secondo turno di... Detto questo, comunque, a prescindere da quello, siamo qua per provare Gohan STR. E nel provare Gohan STR, sto facendo in live, è stato scelto di fare lo showcase, non quello dove andiamo a vedere la standby più forte del gioco, che itta consistentemente... non riesco a parlare, 99 milioni fissi. Perché no sense, ovviamente meccanica nuova, mega danno. Hanno deciso per lo showcase dove Gohan è il DPS, il secondo DPS più forte del gioco tecnicamente, perché esiste Broly Tech, e poi c'è Gohan STR, che è stupido. Perché è stupido, fine, non è che ho molto altro da dire. È stupido, fine, non è che devo dire molto altro su questo Gohan. Questo Gohan è un PG stupido, fine. Fine della discussione, possiamo partire. Il primo turno non così tanto in realtà. Il primo turno, tecnicamente parlando, non è fortissimo. Però una cosa peculiare, che quando nel kit leggete che ogni special che fa 77% di attacco in più, e lui tira tante special, fate enfasi su quello, gli permette di tirare una 18 che è più debole delle 12 che tirerà. Sì, lo so, fa ridere. Assolutamente. Fa molto ridere. Però sì. Lui è così stupido che tutti i danni che vedremo sempre sono sempre più forti nella 12. E ne tira tante. La 12 è la vera 18. Benvenuti nello showcase di Gohan. Benvenuti nello showcase di Gohan. Non scendere troppo di vita a te, Bulma, perché non mi devi fare incavolare. A posto. È giusto per la passiva di Gohan, che tira le extra special, tutte le cose. Noi vogliamo le extra special, si deve buffare. Quindi, yeah. E se vedete tutti sti buffer in turno, è... perché voglio. Molto semplice. Voglio buffare Gohan. Singola copia, giocato così. Ecco. Non sembra esagerato. Calma. Calma! Non è ancora esagerato, calma! Sì? Calma! Calma! Vabbè, peccato. Ok? Piacere. Quelli sono i danni dopo, eh? Ok? Ok, perfetto. Questo è il primo turno, fa schifo. E il primo turno letteralmente è il più schifoso. Non è che c'è molto da dire sulla cosa. È il turno più brutto che ha sto PG. Il turno più brutto di sto PG è letteralmente il primo turno. Dopo è in scalata, sempre. Sale. Lui sale, lui va. Link a 5 con Beast. Divertente anche poter giocare Beast con Movie Hero e così via. Ok, ora. Io potrei mandarlo in standby. Non lo farò perché non serve a nulla. Fine, non serve a nulla. Mandarlo in standby non serve a nulla. Basta, fine della discussione. Mandarlo in standby non serve a nulla. Quindi andiamo. Divertiamoci. Non ho dato il full campo di orb. I know, don't care. Chi è meglio tra il trio e Gohan? Adesso vedrai, tranquillo. Tranquillo. Io non è che devo parlare molto mentre giochiamo Gohan. Tranquilli. Non devo parlare molto. Fa tutto Gohan per me. Guardatelo. Quanto è pietoso i danni che sta facendo il trio. Quanto sono pietosi. E lei che fa, ma vorrei fare di più. E quella è più debole delle 12. Yes. Pam! Pa-pam! Pa-pam! Ha ha ha!
Ok. Siamo full buff, così possiamo vedere quanti danni fa la 18. Qua continuo a fare la roba del Senzu perché, raga, voglio levarmi dalle scatole la cosa. Non mi interessa nulla di altre cose. Senzu ora... non lo voglio far girare, voglio farvelo vedere completamente, ok? Non me ne frega niente. 833.000 def, by the way. Ma va bene. Vai, Gohan Battle! Let's go, Gohan Battle! Avere il buff più bello di Gohan STR, sinceramente non so neanche perché l'abbiamo messo. Fa fare meno danni, è solo quello. Non la voglio tirare, io voglio solo vedere Gohan. Non me ne frega niente della standby, proprio non ho interesse. Non ho proprio interesse, zero interessi, zero, 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 zero interessi, zero. Zero interessi. Io sto solo guardando i danni di Gohan. Buff 50. Buff di Bulma di prima. 32 la... Allora, 32 la 18, non vedremo le altre. Arriva a 40 con le 12. Ripeto, lo volete al primo turno in realtà, non al secondo, perché al secondo è difficile che vedete tutti i danni che può fare. Serve il primo turno. Ok, allora, qua possiamo rigiocare tranquillamente, facendo le cose fatte per bene. Il trio int lo mettiamo a girare, ok, e teniamo lui a fare i mega baffoni. Quanto siamo già di difesa? Non c'è il buffer? 7.41, ok. Interessante. Interessante. Molto interessante. Quindi tecnicamente... sì, no, non prende danno là. PG anniversario più inutile dopo questi KK. Oh, considerando i Gamma si giocano in tutti i team super che sono usciti. Beast... Gogeta. Gogeta al momento è il più inutile. Gogeta è il più inutile. Che poi più inutile non vuol dire che fa... è quello più schifoso. È che si ritrova a giocare con loro solo nel... Muovi Super Saiyan, però non è che te lo porti. E non hai Mui per togliere l'antieva se fanno l'evento antieva. Quindi sì, Gogeta è il più inutile. Molte virgolette. Di 18, no buff. Ok, va bene. Chiaro. Beh, un'altra special la vediamo. 23. Quando c'è il buff vediamo più danno dalle 12, perché il 77 più il buff è grosso. È quello. È quello che... Boom, fa partire il danno proprio. 31. 31 milioni. Se non cripta, vediamo una 12. Ah no, va bene, vediamo una 12. Il pugno maledetto va bene comunque. Dio buono, non sa- ovviamente volete tirare le special, eh. Deve tirare le special. Deve tirare le special lui. Deve tirare le special. Se volete vedere i mega danni è niente culerite. La terza o quarta special è quella che fa più male e fa veramente tanto danno. Quindi tecnicamente dovete tirarle tutte. Se soffre di culerite... fa meno danni, quella garantita. Se conviene fare 25 crit tramite skill orb e tutto, e il resto add. 25 crit, che almeno il 50% chance di crittare, il resto add per fargli tirare la quarta special, che è quella che poi ucciderà sempre. Non è una brutta idea, eh? Non è una brutta idea. Quella credo che sia la build. All'incirca 25 crit, il resto add. 37! Ci siamo vicini a quei 40. Servirebbe Bulma in turno con l'active. 29. La prossima fa tanti danni. Se non crittiamo è un bene. Ok, 37 di nuovo. Calma. Add, possibile? Add. Peccato. L'altra special è da 45 passa milioni. Casualmente, però, cioè li fa, cioè proprio così, perché vuole. Deve fare le 4 special. Dura, perché non è buildato per fare 4 special, ma vediamo. Una. Culerite! No! Sad!
Sad and Pathetic. No. Ragazzi, è stato un piacere. Questo showcase abbiamo visto giusto una parte della carta. Quello che può fare senza Active, chi se ne frega. Ne facciamo un altro. Ne facciamo un altro perché c'è la standby. E la standby è un video tutto suo, perché con quella chiudete tutti i boss. Fine della storia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.